Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video su YouTube. Oggi sono qui per parlarvi di alcuni accessori per iPhone, per Mac, per iPods, per Apple Watch, i Sateci. Tengo a dirvi che questo qui non è un video sponsorizzato, sono io che ho provato nel corso del tempo questi prodotti e ve li voglio consigliare. Anche perché ragazzi, tra l'altro, Sateci vende i suoi accessori in Apple Store, molti accessori l'ho visti in Apple Store e quindi questo è anche sinonimo di grande qualità secondo me, perché comunque Apple non è che prende accessori a caso da vendere sul suo store. E inizierei con il primo prodotto. Avete presente quando la notte prima di andare a dormire dobbiamo mettere in carica iPhone, Apple Watch, AirPods? Io metto anche in carica l'iPad, ma questo è un mio problema. E quindi ragazzi, c'è bisogno di un caricatore bello grosso, ecco, che stare a mettere in carica tutti e tre i dispositivi con tre cavi diversi è un po', ecco, un po' disorganizzato. Io ho sempre usato dei caricatori 3 in 1. In realtà prima di questo che vi mostrerò ne ho usato uno che era più 2 in 1, perché potevo ricaricare l'iPhone in modalità wireless, quindi con tutte le conseguenze se mettiamo l'iPhone male, quindi magari non me lo ritrovo la mattina scarico, senza il MagSafe, e poi l'Apple Watch, la basetta dell'Apple Watch. Quindi se devo ricaricare le AirPods devo togliere l'iPhone e mettere le AirPods. Beh, da quando è uscito il MagSafe sono usciti tanti caricatori 3 in 1 con appunto la basetta MagSafe e, come questa qui di Sateci, anche la basetta per Apple Watch e per un paio di AirPods. Qui ci sto trovando veramente veramente molto bene. Abbiamo qui ovviamente la base, l'asta dove si collega l'iPhone tramite il MagSafe, quindi super super comodo perché non dovete stare lì a vedere qual è la posizione giusta, mettete lì calamitato, siete sicuri che la carica parte se appunto collegate bene il caricatore qui sulla USB-C. Abbiamo poi la parte con l'Apple Watch che si può staccare, e questo qui ragazzi io inizialmente non capivo a cosa servisse, ma serve perché se volete caricare l'Apple Watch per esempio dalla porta del Mac, voi basterà che staccherete la porta USB-C del vostro Mac e potrete caricare il vostro Apple Watch dal Mac. Quindi secondo me è super super comodo, quindi diciamo può essere anche considerato un po' modulare. Abbiamo poi ovviamente la basetta per la ricarica wireless delle vostre AirPods, quindi dovrete avere un AirPods con il case wireless. Se avete le AirPods 2 senza case wireless ovviamente non lo potrete utilizzare, anche se ormai la maggior parte delle persone ha le AirPods con il case wireless. L'unica forse pecca di questo caricatore è che ha la base lucida, ora non so se riuscirò a farvela vedere, è lucida e quindi cattura abbastanza polvere. Anche qui la parte dove c'è, per esempio, dove si va a caricare le AirPods è in gomma e anche questo cattura un po' di polvere, infatti non riesco quasi a toglierla, purtroppo questa è l'unica pecca, ma onestamente per la comodità che ha, per la qualità proprio costruttiva, è bello duro, non è plasticotto, anche qui sembra metallo sta qui dell'iPhone, ci trovo molto bene. Tra l'altro anche qui si può muovere, quindi potete mettere l'iPhone un po' come volete, ecco, più in basso di così non va, però lo potete tirare su così, non so cosa possa servire, però ecco, ce l'avete. Ve lo consiglio tanto ragazzi, ve lo consiglio. Ovviamente non è una carica super veloce, questo per la notte va più che bene, anche perché la notte io ragazzi vi consiglio sempre, per preservare la batteria, di non caricare il vostro iPhone super velocemente, perché anche perché non ne avete bisogno, state dormendo, quindi non usate il telefono. E niente, quindi ragazzi, se ritrovo anche tutti i link Amazon eccetera eccetera ve li lascio qui sotto in descrizione se lo volete andare ad acquistare. Costicchia un po' perché comunque i prodotti Sateci ragazzi non sono economicissimi, però è di qualità veramente superiore rispetto a tutti quelli che ho provato fino ad ora, e è diventato il mio daily caricatore driver, non so come spiegarvelo, quello che carica ogni notte i miei dispositivi. Ed ora ragazzi passerei al secondo prodotto, che vi farò vedere tramite le immagini qui perché non ve lo posso mostrare a mano perché sta sotto il mio iMac. Che cos'è? È un dock per appunto l'iMac, per sollevare il mio iMac, perché sì, senza il dock comunque mi ci trovavo già bene, però da quando sto provando questo dock appunto di Sateci la visione ne ha giovato anche il mio collo. Ora prima stavo forse un po' più incriccato, un po' più basso con il collo, ora riesco a stare bello dritto, ho lo schermo proprio davanti a me e questo ne ha giovato parecchio, e l'ho sostituito da lui che era comunque già, lui ve l'ho fatto vedere in un vecchio video, sempre un prodotto di Sateci fatto apposta per l'iMac 24, dove si attaccava dietro sulla sinistra
sinistra e collegandolo poi sul retro del vostro iMac, e avevate tutte queste porte qui. Per carità, mi ci sono trovato benissimo in quei mesi in cui l'ho usato, però esteticamente, ragazzi, non era chissà che bello da vedere, ecco, avevo una roba attaccata sotto l'iMac, mentre questo dock appunto vi lascia l'iMac tutto libero, ve lo solleva e in più avrete anche delle porte, quindi avrete anche l'SD, avrete altre porte USB-A, un'altra porta USB-C e in più avete anche le porte dietro del Mac, perché ovviamente non vengono occupate tutte. Il cavetto per collegarlo passa sotto e quindi non si vedrà, anche questo è molto molto bello da dire, perché comunque non vedete i cavi che escono fuori dal vostro Mac, è tutto bello pulito, rialzato, secondo me super super bello, e per chi ha un iMac io ve lo consiglio. Certo, stateci, non l'ho fatto nelle nuove colorazioni, perché questo inizialmente era pensato per i vecchi Mac, quelli tutti grigi, quindi ma perché se io metto il non disturbare mi suona comunque l'iPhone? Stavo dicendo, quindi Sateci non li ha fatto dei colori dell'iMac 24 pollici, perché era stato pensato per il vecchio Mac, quello tutto grigio, però ci sta comunque bene, dai. Ora passerei a due altri accessori. Uno è lui, è un carica AirPods con la USB-C che potrete attaccare appunto a un vostro Mac, a un vostro caricatore con la porta USB-C, a qualsiasi cosa che abbia una USB-C femmina, e quindi voi andrete ad attaccare lui, che vi potrà caricare una sorta di basetta wireless per caricare le vostre AirPods, e sarà molto molto comodo. Io l'ho usato parecchio quando anche per esempio attaccandolo al dock del mio iMac lo metto lì, posso caricare le AirPods quando non ho voglia magari di alzarmi, andare a posare le AirPods sulla basetta. Molto molto comodo, un piccolo prodottino, nulla di così eccezionale o così essenziale da prendere, però se le volete è molto fatto bene, anche in metallo sul retro, davanti è plastica per far passare la ricarica wireless, però mi ci sono trovato bene. Altro piccolo prodotto è lui, un dock per MacBook ma anche per iPad. Lui comunque è più piccolino rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto per il Mac, ha meno porte, quindi abbiamo solamente 4 porte praticamente contando il jack, però mi ci sono trovato bene soprattutto per l'iPad, quindi se io lo collego al mio iPad, iPad Pro, iPad Mini, quindi ecco per esempio prendo il mio iPad Pro, lo attacco sul retro, vedete che sembra quasi fatto apposta, ecco, non è per nulla brutto. Certo, io questo qui l'avevo preso quando avevo ancora l'iPad quello non argento, quindi stona un po', però ecco, secondo me è molto molto figo, e potete collegarci appunto poi le varie porte e amplierete un po' la sola porta USB-C che ha il vostro iPad. Quindi ragazzi, vi ricordo che se riesco trovo tutti i link di Amazon di questi prodotti e li trovate qui sotto in descrizione. Se un prodotto non lo trovate perché probabilmente su Amazon non c'è, però ecco, se a quel punto non c'è potete andare a fare un giro sul sito di Sateci. Quindi ragazzi, spero tanto che questi prodottini vi siano piaciuti, come vi ho detto ho voluto portare perché mi ci sono trovato bene con tutti questi prodotti di Sateci, sembrano quasi fatti da Apple. E quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!